Amici di A Spasso con lo scrittore, bentrovati. Con quello di oggi inizia una serie di nuovi appuntamenti che ci terranno compagnia per tutta l'estate. Poi vedremo se proseguirli in seguito. Degli appuntamenti nel corso dei quali io cercherò di raccontarvi delle storie, spero interessanti, sempre di diverso tema. Quella che vi voglio raccontare oggi racchiude in sé un insolito connubio, quello tra arti figurative ed imprenditoria turistica, e si colloca in Umbria, a Spoleto per la precisione, una delle più belle cittadine dell'Italia centrale, e riguarda l'Arca Street Art Hotel, che io ho definito un'opera d'arte che racchiude in sé tante opere d'arte, e vedremo perché. L'Arca Hotel nasce nel 1960, pensate, come motel Agip, esempio per l'epoca di moderno criterio di accoglienza alberghiera all'americana, concepito in Italia, pensate, niente poco di meno che dalla leggendaria figura del presidente dell'ENI Enrico Mattei, e che venne realizzato su scala praticamente nazionale dall'architetto Edoardo Gellner, che fu un po' uno dei principali artefici delle caratteristiche architettoniche delle strutture, delle tante strutture che all'epoca realizzò l'ENI in tutto il paese. Recentemente l'hotel Arca è stato sottoposto ad un completo restyling che lo ha collocato di diritto nel novero dei cosiddetti street art hotel. Attenzione però, perché quando parte questa operazione l'hotel Arca era sicuramente una struttura datata, ma ancora perfettamente attiva e funzionante. Pertanto la proprietà ha dimostrato in questa circostanza davvero grande lungimiranza, prima con questo nuovo ambizioso progetto e poi affidando il completo rilancio della struttura ad un team di abili e collaudati professionisti dei quali ci occuperemo dopo. La vocazione artistica della struttura, amici, è visibile sin dalla facciata, che è opera degli street artist Tellas e Luca Maleonte, che nel 2015 trasformarono l'edificio in una sorta di murales, una gigantesca scultura ambientale dalla tematica suggestiva e religiosa, che potete cogliere osservando le figure che sono rappresentate sulla facciata dell'edificio. All'interno invece, nella hall, troviamo l'ulivo volante di Obi Keberi, che simbolicamente accompagna quasi per mano gli ospiti verso le camere. Obi Keberi ha realizzato anche 19 pitture murali che decorano le camere, denominate street art appunto, e collocate al primo piano. Qui c'è una curiosità molto divertente, molto singolare. In queste pitture murali sono celate delle figure di animaletti, e tutte le volte gli ospiti dell'hotel sono sfidati dal personale, da chi li accoglie, da chi li accompagna, a scoprirne la collocazione all'interno, diciamo, del murale. Il percorso artistico intrapreso dalla struttura è ripartito lo scorso anno con l'inaugurazione del Festival dei Due Mondi di Spoleto e con le installazioni dell'artista Davide Pompili sulle scale dell'hotel ed in alcune camere. Pompili ha collegato magistralmente tra loro le varie zone comuni dell'hotel in un coloratissimo omaggio agli anni 60. Io personalmente sono rimasto fortemente impressionato anche dall'ascensore, dove, pensate, è stato rappresentato, e lo potete vedere, il teatro di Spoleto. Ma suggestivi sono anche l'ingresso dei bagni e i tavoli del ristorante, tutti diversi l'uno dall'altro. E poi, sebbene siano un retaggio della vecchia concezione dell'albergo risalente addirittura all'epoca di Mattei, sono veramente magnifici i lampadari colorati che sono collocati sempre nella sala ristorante, e da considerarsi, almeno secondo me, un vero e proprio esempio di autentico modernariato. Strepitosi inoltre i mastodontici peperoncini collocati all'esterno, opera dell'artista sardo Giuseppe Carta. Di grande impatto anche le opere di Antonio Catalani in arte Olaf,
tra le tante chicche che impreziosiscono l'Arca Street Art Hotel di Spoleto, la collezione completa di tutte le locandine originali del Festival dei Due Mondi. Davide Pompili poi ha recentemente ultimato il piazzale della struttura, rendendolo una magnifica e gigantesca opera di ben 900 metri quadri, dove sorge il giardino contemporaneo Est 21, che per tutta l'estate ospiterà una lunga serie di eventi. Come dicevamo prima, il rilancio della struttura è stato affidato ad un collaudato team di professionisti in grado di offrire un ampio spettro di servizi e consulenza nel settore turistico alberghiero, i quali, tra le prime mosse, hanno affiliato la struttura al prestigioso brand The Originals Human Hotels and Resorts, marchio che rappresenta una nuova generazione di albergatori attenti a valorizzare il territorio, l'ospitalità e il servizio. Incuriositi da questo fatto, abbiamo chiesto ad uno di loro, Stefano Poggetti, come abbiano individuato le potenzialità dell'Arca Hotel. Bene, prima di tutto ci siamo portati dietro la nostra esperienza, che è abbastanza vasta, di tanti anni di presenza sul mercato in giro per l'Italia. E poi, una volta che siamo entrati qui alla fine, a metà dell'anno passato, abbiamo umilmente pensato di incominciare a entrare come in un vestito e capire giorno dopo giorno come, di che vestito si trattasse, perché un conto è immaginarlo, verificarlo nei numeri, un conto è poi viverlo. E ci siamo dati il tempo inizialmente, i primi 2 o 3 mesi dopo la riapertura post-Covid, di capire veramente la location, le persone che vi lavoravano, la cultura e la storia che noi avevamo sentito soltanto raccontare e che abbiamo invece poi imparato testando. Una volta presa un attimino più di confidenza, abbiamo piano piano fatto un passo alla volta per cercare di capire quali erano le criticità e cercare di poter intervenire. Non nascondiamo che siamo stati poi aiutati anche dal fatto che nello caso specifico la proprietà, nella fattispecie, ci ha presentato fra gli amici loro il nostro amico Davide Pompili, quest'artista che ci ha anche un po' ispirato in tal senso nel caso specifico con la street art, e abbiamo pensato insieme di iniziare un percorso che potesse valorizzare una struttura che da moltissimo tempo è sul mercato ma che forse negli ultimi anni aveva perso un pochino di identità e un po' di brillantezza, per darle una nuova vita, qualcosa di più, anche più moderno e più attuale. E così ci siamo impegnati a trovare le soluzioni. Stefano poi, in rapida sintesi, ci ha anche spiegato come opera e funziona il loro team. Offriamo un servizio a 360 gradi, a partire dall'agenzia immobiliare che si occupa delle compravendite, quindi di mettere in contatto domanda e offerta di strutture ricettive, poi in genere non sono solo alberghi, possono essere agriturismi, B&B, case vacanze e quant'altro. E questo lo fa una società che ha ormai da 12 anni a carattere nazionale un certo tipo di avviamento. E successivamente abbiamo un'altra società che si occupa delle consulenze, come dicevi prima, all'interno della quale ci sono diverse persone, perché ciascuna di esse apporta con sé un certo tipo di professionalità. Non crediamo nella figura del tuttologo e cerchiamo di mettere insieme competenze, per lo più le nostre sono competenze ormai di lunga data, siamo persone più che mature e che ci conosciamo da tempo, e abbiamo creato anche un affiatamento oltre che soltanto l'aspetto professionale. E in più, per finire anzi, c'è l'aspetto di gestione diretta, cioè tutto ciò che noi riteniamo utile per una struttura ricettiva noi l'applichiamo direttamente in casa nostra, per cui chi ne volesse sapere potrebbe tranquillamente venire a condividere con noi a casa nostra le potenzialità di questo tipo di intervento. Non è solo un intervento di consulenza teorica, ma possono chiunque lo volesse fare verificare di persona, e tanto crediamo nella nostra capacità, nella nostra professionalità, che come dicevo prima lo mettiamo in gioco in prima persona. Come avrete senz'altro capito, anche la parte strettamente imprenditoriale di questa storia noi l'abbiamo trattata proprio dal punto di vista concettuale, quasi culturale, e non per quanto riguarda l'aspetto economico finanziario. La prossima settimana torniamo ad occuparci di letteratura. A presto, ciao!